Faccio questo video con molta rabbia e con molta tristezza, soprattutto molta preoccupazione. Allora, questo è il mio strumento, è uno dei miei tanti strumenti. Questo qui è un sax tenore. L'ho utilizzato stasera per fare un concerto e è successa una cosa che non mi aspettavo mai. Non avevo chiuso bene la custodia e lo strumento è caduto a terra. È caduta a terra in questo senso qui, quindi dalla parte delle chiavi. Adesso le chiavi, ci sono molte chiavi, adesso vi farò vedere i danni che ha per farvi capire quanto sia grave. Cercherò il prima possibile di ripararlo. Meno male che ci sono state delle persone che mi hanno tranquillizzato, delle persone che mi hanno detto che non è nulla, che si può riparare. Però ragazzi, purtroppo queste sono le classiche cose che, scusate se ve lo dico con questa voce un pochino così, ma ci sono rimasto veramente male. C'ho questa voce veramente così perché ci sono rimasto male. Devo vedere un attimo adesso, cercando di ripararlo il prima possibile, anche perché domenica avevo il concerto, quindi se diciamo non riesco a trovare qualcuno che mi presta uno strumento, a parte già diciamo ci sono state delle persone che si sono offerte di prestarmi il loro strumento, io le ringrazio e adesso per il momento vi faccio vedere solamente i danni che ha il mio strumento. Qua ci sono due chiavi, quella del Si e del Si bemolle basso, che come vedete hanno un problema grosso. Questa qui non si chiude, proprio non si chiude, guardate quanto spazio ci vuole. E qui nemmeno si chiude, quindi questa chiave è bloccata, perfetto. Poi un'altra cosa, si è dissaldata completamente la colonnina qui, come vedete qui, che andava a inserire questa chiave qui, che è una chiave molto lunga e diciamo andava qui, come vedete, che si apriva e chiudeva. E qui poi c'era questo perno qua giù che andava, diciamo, a incastrarsi qui in questo modo, e in questo modo il movimento della chiave, insomma, doveva essere questo qui, ok? Però si è completamente risaldato. Allora, meno male, questa cosa è successa dietro le quinte e non in palco, perché se mi succedeva lì, bene, era ancora diciamo con più vergogna, ecco. Come vedete adesso, siccome qui non c'è la chiave, ok, non fa nulla di che, ma fa questo rumore che quindi non funziona. Un'altra cosa molto brutta, un'ammaccatura qui, come vedete anche molto pronunciata. Qui non ci sono molti problemi nel ripararlo perché basta smontare questa chiave, che anche questa chiave ha subito un danno tra l'altro. Se si smonta questa chiave si va all'interno con un piccolo martelletto, con un piccolo attrezzo che riporta sul metallo, quindi non è tanto il problema, questo è il minimo. Il problema è anche queste chiavi qui, questa qui del Do, come vedete questa qui. Vedete come affonda? Questa qui va bene. Vedete come si apre? E come si chiude, tra l'altro. Questa qui, come vedete, si chiude. In realtà rimane anche aperta. Però guardate il movimento, cioè molto limitato, molto chiuso. E poi lo strumento qui con le varie chiavi. Qui ci sono tre chiavi, come vedete. E dovrebbero essere tutte in linea, come vedete invece qua è diverso. Qui abbiamo due chiavi in linea, poi abbiamo questa chiave qui che è completamente alzata, che questo non va bene. Infatti, insomma, la chiave è un pochino così. Il portavoce non mi sembra abbia subito dei danni, diciamo, a livello strutturale, però ecco, è uno strumento completamente da rivedere. Questo è uno strumento da portare, diciamo, in riparazione e da farlo riparare completamente. La campana non ha subito tanti danni o comunque danni molto elevati, solamente veramente una botta che all'occhio nudo non si vede, però
però si vede quando si va a vedere, diciamo, se è dritto o no. Quindi mettendo la campana su una superficie tipo un tavolo, si nota che la campana è così, quindi non è fissa, dondola. Questo vuol dire che la campana da qualche parte si è storta. Insomma, così abbiamo diversi danni. Adesso spero che sia una cosa che si può riparare, diciamo, velocemente, anche perché questo strumento costa quasi 2000 euro e è uno strumento che costa parecchio, quindi non potete immaginare quanto sono nervoso in questo momento. E niente, il concerto è andato bene, ma mi sono rovinato completamente la serata. Mi sono completamente rovinato la serata con questo avvenimento. Tra l'altro, qui ci sono alcune chiavi che mi sembrano storte, cioè tutto da rivedere. Sarebbe da smontare e da riparare subito. Con una persona appunto che se ne intende, questo sicuro. E nulla, io vi saluto. E da me il mio sassofono rotto è tutto. E ci vediamo con un prossimo post se state guardando questo video su Facebook o un nuovo video se state guardando questo video su YouTube. Ciao a tutti.